Amici di Italian Wheels e di andare a pesca con un Audi R18, questa volta addirittura nella stessa settimana del Gran Premio ci ritroviamo qui per il nostro video di analisi sulla Formula 1. Domenica scorsa è andato in scena il Gran Premio di Austin, un Gran Premio per certi versi anomalo, sia per quanto riguarda il format, in quanto qualifiche e gara sono state compresse in un unico giorno. A proposito, a me non è che sia dispiaciuto, e vi lascio questa tematica per il futuro. E sia anomalo perché a causa delle condizioni climatiche avverse che hanno fatto sì che metà gara fosse su pista bagnata e metà gara fosse su pista asciutta, hanno in qualche modo scombussolato i valori di forza ai quali siamo normalmente abituati. Andiamo quindi a vedere quali sono state le tematiche salienti che voi avete evidenziato. Una è finita ampiamente nella top 10 con Button sesto. L'altra ha rischiato di finire in zona punti perché Alonso, prima di essere abbandonato dalle gomme prime e dalla power unit poi, era stato appunto ampiamente nei primi 10. In base a questi risultati, si può parlare di un passo avanti effettivo in casa McLaren Honda? È una risposta difficile da dare e che soprattutto non è, secondo me, corroborata da dei dati certi. Perché? Perché i risultati di cui oggi parliamo arrivano al termine di una gara che si è corsa in condizioni climatiche anomale. Metà bagnata e metà asciutta, e soprattutto che ha visto arrivare al traguardo 12 vetture. Voi capite bene che quando la zona punti finisce ai primi 10, essere in 12 non rende così impossibile prendere dei punti ridati. Soprattutto poi quando tra gli 8 ritirati ci sono delle monoposto che abitualmente ti finiscono davanti, come ad esempio le due Williams, la Lotus di Grosjean e la Force India di Hülkenberg. Detto questo, però, io alcuni segni di miglioramento in casa McLaren li ho visti. Non so se sono stato traviato dal fatto che, da non tifoso, sono stufo di vederli lì indietro, lì in fondo allo schieramento, mi piange il cuore. Quindi magari anche dei piccoli, proprio piccolissimi, minimi segni di ripresa, io li ho interpretati in maniera forse troppo ottimistica. Però comunque un segnale secondo me è stato dato quando nel lungo rettilineo di Austin le McLaren, sia di Alonso che di Button, quando si sono trovate in lotta con i vari Sainz, Ricciardo, Perez e Maldonado, non sono stati sverniciati come abitualmente accade. Perez è stato l'unico che con un po' di facilità li ha sopravanzati, ma perché? Perché ha motorizzato Mercedes, poi Sainz. E Ricciardo sono arrivati dietro a Button e anche quando si sono trovati nella lotta all'arma bianca hanno dovuto provare i sorpassi nelle parti guidate, non in rettilineo. Ok, sì, Ricciardo e Sainz sono motorizzati Renault, che non è esattamente il non plus ultra della Power Unit del 2016, però comunque è meglio della Power Unit Honda. Di conseguenza, io non so per quale motivo le McLaren effettivamente ad Austin siano andate leggermente meglio rispetto ai Gran Premi precedenti. Forse è perché la McLaren, comunque, che continua a portare soluzioni aerodinamiche, ha trovato qualcosa per far funzionare meglio, ulteriormente meglio, il telaio. Oppure perché la Honda, addirittura a 3 Gran Premi dalla fine, quindi praticamente all'inizio della stagione, è riuscita a trovare una quadratura del cerchio che possa offrire delle basi, sulle quali lavorare in vista del 2016. Perché diciamocelo, è stato bello rivedere sia Button che Alonso fare dei sorpassi in staccata, giocarsi le posizioni e non vedere due campioni del mondo costretti ad assistere impotenti a dei sorpassi più simili a dei doppiaggi. Non si può parlare quindi, secondo me, di un vero e proprio passo in avanti. Vedremo il Messi qualcosa saprà dirci. Però comunque qualcosa, per fortuna, sembra che anche in casa McLaren Honda si stia muovendo in ottica 2016. Non ci discostiamo di molto dall'argomento precedente quando andiamo a trattare di quella che è stata in un certo senso la bomba di mercato esplosa nella scorsa settimana, ovvero quella riguardante sul fronte Power Unit l'eventuale ipotetica fornitura da parte di Honda delle Power Unit alla Red Bull. In caso non l'aveste ancora capito, ve lo dico io, la Red Bull è in crisi nera. È in crisi nera perché? Perché all'inizio della stagione 2016, alla fine, mancano pochi mesi e tutte le altre scuderie sono già al lavoro sul progetto della macchina.
Un progetto che, da quando è cominciata questa formula motore, si concentra soprattutto sulla power unit, ovvero si prende una power unit, la si pone al centro del progetto e attorno alla power unit gli aerodinamici, tutti gli ingegneri che si occupano del telaio, delle sospensioni, insomma di tutta la parte meccanica dell'automobile, sviluppano la monoposto che sarà. È quindi fondamentale per una scuderia sapere quali sono gli ingombri, qual è la disposizione degli elementi, quali masse radianti servono, quanta quantità di aria è necessaria per dissipare il calore degli elementi ibridi della power unit. Tutte informazioni che la squadra di Adrian Newey non ha. Non ha perché non sanno che cosa metteranno sotto il cofano motore. La Red Bull ha gestito questa situazione in maniera pessima, secondo me, perché è vero, l'ufficialità del divorzio da Renault è arrivata poche settimane fa, però riflettete al momento in cui Marchionne per la prima volta ha fatto la battuta dicendo saremo noi a fornire i motori alla Red Bull. Risale al Gran Premio del Canada. Sono 5 mesi? Sono 5 mesi che la Red Bull paventa l'ipotesi di un nuovo fornitore di motori e non ha fatto nulla per concretamente porre rimedio a questa situazione. Ha incassato il no della Mercedes dopo che i tedeschi si sono resi conto che forse fornire il motore alla Red Bull con quel telaio che si ritrovano in Red Bull non è una strategia commerciale proprio perfetta. Idem dicasi per la Ferrari, che ha detto sì, ok, vi forniamo il motore, però vi prendete quello 2015, come a dire col cavolo che vi diamo il motore nostro perché se no c'è il rischio che ci bastonate. La Renault, che sembra l'unica strada percorribile, sembrava l'unica strada percorribile anche perché Ecclestone si è frapposto tra le due parti in litigio, ma che comunque ha richiesto una lettera aperta di scuse da parte della Red Bull, che forse è il team più orgoglioso da questo punto di vista in Formula 1, che infatti tuttora non ha fatto la lettera aperta, e poi è rimasta Honda nel panorama dei motoristi del 2016. Honda non era così contraria a fornire i motori alla Red Bull. E perché? Perché Ecclestone ha concesso ai motoristi giapponesi delle condizioni nel contratto che stabiliva il rientro dei giapponesi in Formula 1 piuttosto favorevoli. Per arrivare al livello di fornitura di team clienti simile a quello di Ferrari e Mercedes, che oltre alle proprie scuderie motorizzano due o tre altri team, Ecclestone ha concesso alla Honda un accordo progressivo, ovvero il primo anno rientrate in Formula 1 e motorizzate solo voi. Il secondo anno motorizzate voi e un altro team, il terzo anno motorizzate voi e altri due team. Di conseguenza in Honda si aspettavano che potesse arrivare quantomeno una richiesta del genere. E infatti quando la Red Bull ha bussato ai cancelli della Honda, i motoristi giapponesi non erano così contrari. L'unico intoppo, grande intoppo, arriva da Ron Dennis. Ron Dennis, infatti, che in questa situazione rappresenta la McLaren, che è unita ma distinta dalla Honda, ha detto che ha fatto valere un potere di veto di cui dispone grazie appunto al contratto firmato da McLaren con Honda. Ovvero, Dennis ha un potere sostanziale di bloccare qualsiasi fornitura di motori nei confronti di un team che a lui non aggradi. Dennis, non so per quale motivo, forse anche per evitare un confronto che potrebbe essere impietoso tra i due telai McLaren e Honda, non ha voluto che questa unione tra Honda, appunto, e Red Bull si completasse. Quindi Red Bull ha bussato a Honda e ad aprire la porta è arrivato Dennis che ha fatto grazie, arrivederci, ci vediamo per un caffè, ma la Honda lasciatela stare. Quindi, secondo me è un'ipotesi che non è percorribile perché non c'è un accordo tra le parti in causa, l'ipotesi appunto tra Red Bull e Honda, e a mio modo di vedere la Red Bull alla fine si risiederà al tavolo delle trattative con Renault per un anno di transizione nel 2016 per poi magari provare ad organizzarsi meglio per il 2017, anno in cui, lo ricordo ancora, ci sarà una ingente rivoluzione regolamentare. L'ultima parte del video ho deciso invece di dedicarla a Nico Rosberg, il grande sconfitto di questa stagione 2015. E diciamo che all'interno di questa tematica cerco di rispondere a tre domande. La prima,
Ne ho già parlato in un altro video, però è bene ribadirlo. Mi si chiede se Rosberg arriverà mai ad avere un carattere o comunque una forza tale da poter contrastare efficacemente Hamilton. Secondo me, purtroppo no, perché è proprio a livello di testa che Rosberg dimostra di essere lontano anni luce da Hamilton. Si dice spesso che Hamilton è un talento vero e Rosberg è un buon pilota che si applica molto. E probabilmente, purtroppo per Nico, questa è la realtà dei fatti. Hamilton, da Melbourne, è in una forma mentis spaventosa. Arriva il giovedì che sembra già convinto di poter vincere, senza nemmeno scendere in macchina. Una volta sola, nel corso di quest'anno, secondo me, non ha saputo veramente arginare Rosberg, ed è stato a Montmeló, in Catalogna, dove Rosberg aveva un ultimo settore pazzesco che nessuno riusciva a replicare. Per il resto Rosberg parte sempre sconfitto e anche l'errore che ha fatto ad Austin è indice di un'insicurezza pazzesca, perché lui sapeva di poter vincere, aveva la vittoria in pugno, poteva solo perderla e l'ha persa. Perché? Perché secondo me era teso e messo sotto pressione dal fatto che Hamilton dietro di lui montasse gomme più nuove e si stesse in qualche modo avvicinando. Questa tensione Nico non l'ha retta ed ha fatto un errore permettetemi di dirlo, fesso, perché l'errore che ha fatto Rosberg ad Austin, tralasciando la partenza, è veramente da fesso. Mi aggancio appunto in questo modo all'argomento partenza. Qualcuno mi ha chiesto, la manovra di Hamilton è stata irregolare? Secondo me no. Cosa ha fatto Hamilton? Hamilton ha preso l'interno della curva e quindi, diciamo, come regola non scritta, si dice che solitamente chi è all'interno può decidere che traiettoria fare. Ok, forse ha spinto troppo con violenza Rosberg verso l'esterno, arrivando addirittura al contatto, ma se Rosberg nei primi metri si fosse buttato subito a sinistra, invece di aspettare che Hamilton lo affiancasse per fare questa manovra, probabilmente Hamilton non avrebbe avuto a disposizione l'interno della curva e staremmo a parlare di un altro Gran Premio. Quindi, alla base di una manovra di Hamilton non particolarmente regolare, c'è comunque un errore di base di Nico Rosberg che ha permesso ad Hamilton di essere nelle condizioni di fare quell'errore. Ultima questione che volevo trattare riferita a Rosberg è: la vittoria di Hamilton del Mondiale è stata una delle più tristi, è sembrata una delle più tristi. Perché? È vero, anche a me è sembrata una sorta di celebrazione annunciata, ed è questo il problema. Hamilton poteva solo perdere questo mondiale. Se non l'avesse vinto ad Austin, l'avrebbe vinto in Messico. Non aveva avversari, perché ok, sì, la matematica parlava di un Vettel ancora a distanza di tiro, ma servivano tutti i ritiri di Hamilton e tutte le vittorie di Vettel per permettere al ferrarista di vincere il mondiale. L'unico avversario era il proprio compagno di squadra, che però abbiamo visto non essere in grado di contrastare Hamilton. Quindi, in qualche modo, la vittoria di Lewis del terzo titolo mondiale è stato qualcosa di aspettato, qualcosa, diciamo, in merito al quale c'erano dei dubbi soltanto alla data, ma non all'esito. Mentre l'anno scorso Hamilton se l'è dovuta giocare fino alla fine, perché Rosberg ad Abu Dhabi, anche grazie alla regola del doppio punteggio, avrebbe potuto superarlo. Quest'anno Hamilton, con tre Gran Premi di anticipo, ha chiuso tutto quanto, ha chiuso l'argomento mondiale e adesso si gode i tre Gran Premi restanti. Quindi sì, festeggiamenti, bello, hai vinto il mondiale, però non c'era quell'atmosfera di realizzazione che c'era stata lo scorso anno. Purtroppo per Nico anche questa tristezza nei festeggiamenti per il mondiale di Lewis è un po' colpa sua, ovvero nel non essere riuscito a svolgere il ruolo di avversario come invece con quella macchina gli si sarebbe chiesto. Se il video ti è piaciuto, condividilo e non dimenticare di seguirci sui nostri profili Facebook, Instagram e Twitter.